Ragazzi, la serata è bollente e ancora più bollente. È il nostro venditore di fiducia a bordo. L'uomo dalle mille risorse, dai mille milioni. 2 milioni e 100 l'ultima volta. Abbiamo fatto veramente i danni. Abbiamo venduto quasi tutto quello che avevamo. Siamo rimasti con cose interessanti, ma non di alto costo. Sono il poster di Pulp Drama che dobbiamo un attimino darci una scautata per capire cosa succederà. Abbiamo preso scorsa volta anche il negozio nuovo. Dio, sta roba di insettivora che sembra veramente quello che va a pesca con tipo le bestie che attacca la moda, fanda tipo va a pescigatto. Oggi obiettivo, a parte andare a 3 milioni, ma quello 1 milione a episodio sarebbe veramente content. Sarebbe una roba figa andare a sistemare un pochettino le stats, quelle che mancano, e poi magari cambiare residenza, ma non casa, cambiare zona dove noi abitiamo. Tipo l'altra volta dove volevo cambiare sta roba, poi siamo rimasti qua. Quest'oggi scoutiamo qualche posto interessante dove possiamo andare appunto a stanziare, a stazionare la nostra abitazione. Ma signori, andiamo, partiamo. Mese 13, settimana 1, giornata numero 1. Andiamo, abbiamo... Ehi, signora Yesim arriva al negozio volendo vendere un piede di porco. Piede di porco che... Ok, di Maria Franzoni. No, 2016, ma 475k. E il mio bro non sa letteralmente dove mettere tipo le mani. Abbiamo che cosa, caro? Lei, ok, lei la signora è... Poi, caro, è una signora. Lei è collezionista, quindi butta il prezzo a cannone. Lei è mezza taccagna e non è competente. Quindi volendo possiamo un attimino girare. Parliamone. Oh, vuole anche poco. Guarda, io non controffo perché ho paura che se ne vada. Io provo a accettare, anche se è collezionista. Non voglio, mi fa pensare che possa essere un falso, però voglio provarci. Voglio provarci, signora, voglio tentare la suerte. Spero non sia un falso. Non è difficile perché, ripeto, ottime condizioni e me lo fa pagare così poco. Metto un po' il dubbio. Però, vediamo che succede. Vediamo i prossimi acquirenti, cosa ci fanno, cosa ci salta fuori. La signora Robin arriva con un po' di soldi e lei è, non si sa niente se non che è poco taccagna. Lei è interessata al mio tavolo da 30.000. Io voglio un attimino vedere il tavolo da 30.000 euro. Che tipo di tavolo è? Parliamone. Questo tavolo che ho pagato appunto 30, le voglio chiedere 60.000 euro. Che dice? Ok, forse questo l'ho pagato un po' tantino. Non mi ricordo dove l'ho preso, ma l'ho pagato decisamente tanto. Perché se mi dà solamente 38, lei non è taccagna. Se chiedessi 42, me li dà 42, signora. 40. Signora, guardi, io lo accetto perché ho paura che sia un oggetto che valga poco. Quindi ho paura e quindi accetto, signora. 9.000 euro va benissimo. Meglio non rischiare, meglio stare tranquilli. Il signor Finn arriva con un teschio leggendario, cattive condizioni, molto interessante. Molto interesting. Parliamone, signore caro. Lei, ok, full competente, poco taccagno. Però se le do tipo 30.000 euro, che dice? Me lo... Il bro è veramente molto, molto cattivo. Il brother, ok, potrebbe chiedermi anche più di quello che è relativamente il suo prezzo. Anche se non è taccagno, lo sa il prezzo. Magari 2 euro in più ce li vuole fare. Secondo me questo qua varrà sui 220, per dire. Quindi 220.000 euro te li posso dare. Scende a 240. Io vorrei salire a 225. Che dice? Me li dà? Cioè, ok, scende a 230. Che poi me li dà. Gli do io. Perché appunto lei è il venditore. 230, che dice? No! No, come te ne vai per 5.000? Ma sei serio? Il bro rifiuta 5.000 euro in meno e se ne va. Il bro è impazzito. Ma è fuori sto tipo. È fuori come un coppo. Ma è impazzito. Questo era un bel oggetto però. Era un bel oggettino questo. Ammetto che era veramente un bel oggettino. Nel caso andiamo diretti a vedere se c'è qualcuno. Nel giorno numero 2 non c'è nessun restauratore, qualcuno, qualche Benny così fantasista. Quindi andiamo diretti appunto a vedere che cosa ci sarà al bancone. Quale sarà la mercanzia che qui presenti, e anzi qui presente Rai, avrà deciso di vendere alla mia persona. Un violino in questo caso. Molto interessante violino. Raro, pessimo. La valutazione riconducibile all'Italia fascista. Eccoli che arrivano i nostalgici. Subito sparateli, bro. Botte di nostalgia senza senso. Questo violoncello nostalgico, quanto potremmo mai... Oh, è impaziente, mezzo taccagno. Parliamone. Mi chiede 13.6. Io ti voglio dare 10.000, carissimo. Che dici? 10k? Ci sta 13.2. Vecchio, ti do 11.000, che mi dici? 12.8? La stima è 13, però lo prendo per la nostalgia. Lo andremo a vendere a un tizio più nostalgico di lui. Lo voglio prendere solamente perché appunto ci tengo che vada in mano a qualcuno di ancora più appassionato al periodo. Nel caso Felix arriva al negozio del banco di pegni con discreta taccagneria. Lui è possessore di un oggetto leggendario, cattive condizioni. Parliamo. Ok, 104k è una bella sberla. Però lui è molto tirchio. Molto. 104k? Fratellino, e se facessimo 95?
Oddio, è molto tirchio però, 90.000, è un rischio, mi prendo il rischio. 88.000. 88. Sì, ma viene giù di 2k alla volta. 92k, vecchio. No, 102, non sale. Non scende, scusa. No, amico, non te lo do, non te lo posso dare. Il denaro, ovviamente. No, no, assolutamente no. Non potevo sedarlo. Era troppo taccagno. Magari l'oggetto veramente costava 80 e mi stava dando un bello scamo. Quindi meglio non rischiare. La signora Gricia. La signora... No, Tricia. La Tricia. Tricia O'Donovan arriva al negozio. Messa... Ok, dai, è un po' competente. Forse possiamo girare qualcosina. Questi oggetti sono... vabbè, non costano niente. Coppia di orecchini d'argento del 1890. Stima 12,6. Grossa stima 12,6. Allora, guarda, io ti posso dare 10k. Io ti posso cantare una canzone. 18,4. Signora, ma ti hanno picchiato col piede di porco qua sotto? Che è successo? Ma che le fanno violenza domestica a casa? 11.000 euro. Signora, che dice? Ma che sta dicendo la signora? Ma che dice? No, lei è impazzita. Lei è fottutamente andata. Lei è... Pam, è scoppiata. Meno male che la signora Rossi arriva con un bel colosseo. Lei è... Non è collezionista e non è... Taccagna, forse potrebbe essere un bel affare. Questo signorotto qua, 28.000 euro. È intrigante, 28k può essere interessante, ma parliamone. Stima 28.000, signora. Ma se io le buttassi a sbuffo un'offerta di 16.000 euro, che mi dice? Ci sta. 18.000, signora, va benissimo. Neanche pago tutto. Neanche rioffro. 18.000, signora, andata. Grazie mille, lo streamer è felice di fare affari. Ah, con questa gente che non vende robe estremamente costose. Ma comunque, se becchi quello che è veramente collezionista, se ci può fare tipo 10, 15, 20k. Cioccolazione la mattina. Restauratore, brother, abbiamo ben James, Steve, Clint, Erdal. Beh, cioè poi che c'è Ertral, Dio, okay? Non c'è Benny. Monica, siamo in giornata numero 3. Lei ha due soldi in croce. Lei è collezionista e poco tirchia. Ma lei deve comprarmi il violoncello. Attenzione, signora, attenzione. Violoncello del 1940. Parliamone. Mi dà 16k. La signora ha già più nostalgia di quello precedente. 20.000 euro, signora. Signora, 20.000 euro. Guarda, sale la signora, è golosa. Ingolosita. 20k, 19.000. Signora, guardi, ha beccato il secolo. Ha beccato, mancavano il 4 e il 5. Signora, 19.000 euro, è perfetto. Io accetto, felice di averle regalato un po' di nostalgia, ma soprattutto di aver contribuito a dare questo oggetto a quello che potesse valorizzarlo maggiormente. Grazie mille, arrivederci signora, troppo gentile. Il signor Michael arriva al negozio dei pegni con un po' di soldi. Lui è collezionista ed è un po'... Il brother che cosa vorrebbe prendermi? Il poster di Pulp Drama che l'ho pagato 145.000 euro. Ma parliamo. Ehi, amico, ma mi viene 200... Se mi dà 200.000 euro è un pazzesco. 200k, che dici? Beh, ok, grazie fratello. E ritorno a 2 milioni, 55k di guadagno. Ma che te lamenti? L'avevo preso così a sbuffo. Non pensavo, non sapevo niente, la stima, eccetera. Ho fatto la snasata lì. Brother, trasta lo streamer, solo contenuto. Andiamo, grosso content. 219.000 euro. Attenzione, brother. Attenzione, andiamo diretti a sparare in giornata numero 4. C'è un restauratore molto Jason, molto niente, molto Ed, molto Oscar, niente. Pazienza, apriamo il banco dei pe. Ehi. Che è successo, Bob Canaglia? Hai notato la teca in magazzino? Non è nostra. Credo sia del precedente proprietario. Oggi l'ho urtata accidentalmente e l'ho un po' rotta. La espongo in negozio. Bro, la devo esporre. La espongo in negozio, lo faccio. Sembrava contenere un allevamento di pulci acrobate. In questo momento stanno provando a scappare dalla teca. Non so se sia un bene, ma non sono così carine da guardare mentre ci provano. No! Porca troia! Chiama la disinfestazione, 600.000 euro. Se no, cosa succede? Mi fa scappare i clienti. Ho meno clienti dopo. Non è che mi danneggia gli oggetti. No, io non gli voglio. 600.000 euro sono troppi. No, dimmi che mi fa. No, vecchio, ma porca troia! Io non voglio pagare 600.000 euro. Non li voglio. Poi sono il restauratore. Ma non è... Benny, sei un bastardo. Perché non appari, brutto stronzo? No, raga, metto, non posso fare nulla. Dimmi che non mi disturbo. I pulci attaccano i tuoi clienti con salti prodigiosi. Clienti, meno 40% per 14 giorni. Meno 40. Ho la metà dei clienti. La metà. Dio, bro, no, qua, no, no, bro, così è un suicidio. No, vecchio, le pulci, madonna di Dio. A sto punto mi conveniva pagare 600.000 euro. No, gravissimo. Baris, ascolta lo streamer. Ho bisogno di legna, ti prego. Legna. Ok, vuole il piede di porco? Vuole il piede di porco da 400k, brottami dei soldi. Ho bisogno di, ti prego, devo fare più soldi possibili. Allora, il mio prezzo, guardando la stima, è 475. Il mio prezzo arriva a 700.000 euro. Attenzione.
Come 4-5? No, 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 amico, 4-5-5 è un par di palle. L'ho pagato, insomma, vale di più, nel senso 600.000 euro, ti andrebbe bene. No, grazie, se ne va. Vabbè, vattene, che te devo dire io, bro. È orco dito. E non è che ti posso costringere a comprare una cosa se non c'hai manco i soldi per mangiare, brutto stronzo. Abraham arriva al negozio. Arriva al negozio con estrema competenza e collezionismo. Ok, amico, questa cosa quanto va? Leggendaria, pessime condizioni. È una collana dell'805. La stima. Ma come 59k? Ma come 50? Ma non costa niente. Volevi, guardalo. Che schifo. No, 40.000 euro. Ma che dici? Fa pensare. No, questo qua, bro, questo è proprio lo scam. Guarda che faccia da scam che c'è questo. Vattene via, subito. Stai. Cosa sto artefatto che costa come veramente 4 reni di 4 bambini in salute? Ma che stai dicendo? Gonzalo, tu sei super rapido e leggermente competente, quindi magari non se ne intende. Gonzalo, ti posso dire che questo farà così tanto male? Non ci sta il prezzo, ci sono così tanti zeri che fa venire il vomito. Amico, parliamone, quanto... Io ho paura. Ti do 50.000 euro, che dici? Ok, pensavo di più. 164k. È molto avido. È molto avido. Io spacco tutto. Oh, drizza, ok. Allora, io ti posso dare, bro, 120.000 euro, dai. 120. Fammi pensare. No, grazie, me ne vado. È molto rischioso. Lui era molto tirchio. Brother, era veramente tanto rischiosa come compra. Continuiamo? Va bene così, va benissimo. Non ho fatto soldi qua, sì, ma ci sta. Trust lo stream. Ehi, c'è un'asta e un restauratore che si chiama Michael, Simon, Federico, abbiamo Marti, e dai, quello che voglio non c'è mai. C'è un'asta disponibile, giornata numero 5. Signori, lo streamer si tuffa all'acquisto di 3 oggetti, appunto, all'asta. Vediamo che troviamo di bello. Abbiamo un chopper bello. Orca puttana, libro antico rilegato in oro, bro, mitico, stima 1.500.000. Lo streamer tocca che vada a fare, come si chiama? Tocca che vada a fare le cose come si deve. Tocca che lo streamer vada a tryhardare sugli oggetti di estremo valore. Abbiamo, attenzione, prezzo iniziale 870.000 euro. Amico, trust allo streamer, ci penso io. Buttiamo l'offerta come si deve, non abbiamo più paura. Posso arrivare fino a dove? Ho cominciato con 800, facciamo che arriviamo fino a 1.400.000. Sarebbe... Buono, buono cazzo. Ok, l'ho pagato 400.000 euro in più. Ma buono. Facciamo 3 milioni oggi. Così almeno mi rinsano un attimo del fatto che ho meno clienti. Fa il bravo, subito col chopper, andiamo. La motocicletta com'è messa questa? Del George B, vabbè niente, del 93 bro. Forse porta anche bene. Allora, 18 di partenza. Qua per lo streamer, grazie. Sono al primo... Dio, che io tutte le volte ci credo, eh. Io tutte le volte dico, adesso non... vedi, all'inizio la prima non lo fa nessuno, poi bam, bomba, cannone. Dai, lascialo, lascia. Lascia. Ultima offerta. Ultima offerta, non ho... No, raga, non ci faccio 2.000 euro, dai, non lo prendo. Tienitelo, Giuditta, piatelo. E adesso Ellen, qualcun altro? Volete una... No, ma questi qua sono veramente scoppiati. Ma vuoi comprarla ancora? FM Kelroy, te sei veramente... Ti sei fatto imballare da 4 moto da bambino, perché adesso non si spiega. Va bene uguale. È una vecchia macchina da cucire. Vediamo un attimino se possiamo fare la differenza. Per carità, 8.000 euro di partenza, 9.000 euro, arriva a 17. La voglio pagare al massimo 12 per dire. Voglio avere un minimo di, capito, no? Di margine. Dai, 13k, va bene. 14, 15 al massimo, via, basta. Ultimo fe... Questo proprio. No, Carlo, prendi da te. Dalla ai bambini là nel tuo garage per fare le calze da vendere. Ma io non la voglio, grazie. Signori, usciamo. Diretti. Abbiamo da vedere ora quanti clienti avrò col meno 40%. E siccome se piange. Apriamo. Andiamo a dire. Beh, dai, 3. Non è. Pensiamo molto peggio. Dai, fai il bravo. Fai il bravo. La signora Burns arriva con uno schioppo. Lei è mezza competente. Scusa, mezza competente e non è. Cioè, mezza un po' meno. E non è impaziente. Quindi possiamo fare magari più botte risposta. Lei porta questo lanciarazzo. Da, ok, rinascimentale del 1506, leggendario, buone condizioni, da stima di 205.000 euro. Parliamone. Io, signora, potrei offrirle 147.000 euro, che dice? Allora, 250? Un po' tanto, io direi 180.000, che dice? Allora, scende un po' davvero. Signora, guardi, la stima è 205, io al massimo pago 190.000 euro. Non di più. Lei non ci sta, per lei sono troppo distante, quindi pensa di andarsene. E dalla mia parte posso solamente dire che fa bene, perché ovviamente lei cercava di guadagnare più della stima dell'oggetto, voleva più del valore di questo cimelio che mi ha portato, quindi non posso sicuramente accontentarla. Signora, grazie mille e buona serata.
La signora Tracy arriva al negozio dei pegni, letteralmente con, ok, abbastanza impazienza e decisamente avida. La signora vorrebbe prendermi il souvenir del Colosseo. Benissimo, signora. Io, bello, bello, bellissimo, signora. Così, 40.000 impazzisco. 40.000, signora, facciamo la magia, 40.000. Dunque, no, 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 cazzo, era impaziente, me lo so scordato, sono un coglione. Era un ottimo prezzo, era ottimo. Dai, ma sono un ok, a 6.000 euro, No, in realtà sono di più perché ho pagato 18. Erano quasi 20.000 fatti. Rosico, sono dato un mezzo pistola. Sharon, buonasera. Lei è impaziente e poco taccagna. Lei vorrebbe vendermi questi bellini, belli, belli orecchini del 1647. Il valore dell'oggetto si gira attorno ai 50.000 euro. Molto interessante. Ma parliamone. Stima 50, io signora, guarda. Io per farlo metto gli do 27.000 euro. Che dice? Dunque, neanche li offre. Scappa via. Va bene, signora. Alla prossima. Ho perso 1.200.000 sta giornata. Ma abbiamo fatto l'investimento con l'euro. Questo è la. Oddio, forse questo è probabilmente l'oggetto più costoso che ho mai preso al banco dei pegni. Ok, che l'ho preso a un'asta. Però, cazzo, l'ho pagato 1.200.000 euro. Cioè, se fosse un falso, men picco, tipo. Abbiamo qualcuno qua? Non c'è nessuno. Io cerco sempre di guardare qualcuno. Niente. Giornata numero 6. La signora Giorgia arriva con dei soldi. Lei è molto taccagna e soprattutto impaziente. Sarà abbastanza difficile riuscire a, insomma, cavare una nel buco, perché lei la vedo veramente agguerrita. Lei vorrebbe il piede di porco. Stima 4,75. Predict mi dà 300.000 euro. Dai, signora, mi dà 700.000. Avanti, faccialo metto. Beh, non mi dà neanche la controfferta a prendere, se ne va. Signora, meglio così. Almeno non mi fa crepare gli occhi. Benissimo. Il signor Harrison Scofield arriva con decisamente collezionismo, abbastanza competenza e un pochettino di cagneria. Il brother ha l'interesse verso il nostro teschio rinascimentale, pagato 29.000 euro. Il signore mi potrebbe dare almeno 40.000? Che dici? Ci stai? No! Porca troia, un falso! Oh, ma te giuro! Poi il negozio rinomato puoi essere super. Cioè, cazzo, il bro, come messo qua? Come sono messo a intuito? Deve essere intuito, se non sbaglio. Dio, boh, cioè, intuito. Ho pagato 130.000 euro per l'intuito, mi faccio scammare così. E perdo anche reputazione. No, è veramente inguardabile. Era un falso. Mi sono fatto infinocchiare. Comincia l'anno del banco di nuovo, anno del banco dei pegni. Infinocchiato, subito. Dai, fammi felice, resta portatore. Tipo Lando. Lando potrebbe essere content. Marco, Magnus. Va bene, signori, mangiata da 7, c'è un magazzino. Tocca andare a comprare tre grossi oggetti al magazzino. Ho meno di 1.000.000, speriamo non così troppo. Vediamo che... Ok, molto interessante. 122.000 euro, molto interesting. Abbiamo una moto, ok, ha delle gambe qua. Una moto del 2019, perfetto, ok, molto stile Mad Max. Abbiamo una vecchia uniforme del 1834. E abbiamo l'armatura del 1545. Allora, signori, prima offerta dello streamer. Qua posso arrivare in alto. Qua secondo me posso arrivare verso i... Oddio, comunque aumenta 10.000 alla volta. 2.50 anche qua. 250.000, ci potremmo stare, secondo me. Sta buono che sto prendendo anche a 205, non me la mento. Cioè, alla fine, 205 è ottimo. È ottimo, ma stai scherzando? Oh, vecchio, ma sono pieno di robetta. Vabbè, un attimo, ho pagato 28, non si sa la stima. Questa non si sa la stima. Questa la paga 149, questa sicuramente due soldi ricosta. Comunque, giornata 7. Abbiamo fatto l'acquisto al magazzino, roba interessante, assolutamente sì. Vediamo che ci dice questa giornata, se ci sarà. Comunque, ripeto, ci hanno abbassato i clienti, ma io vedo un sacco di gente, quindi non vedo tutto sta perito. Onestamente ho fatto bene a fare così. Se c'è 600.000 me li sono investiti per comprare robe spicy. La signora Deanna arriva al negozio con... Oh mio Dio, il peggio del peggio. Se non, vabbè, ok, allora no. Collezionista, ok. Se era impaziente così era il peggio del peggio. Però mi sta veramente, è molto bacchettone, è molto stronza la signora. Nel caso lei vorrebbe il poster della battaglia stellare che ho vinto. Dove cazzo l'ho vinto? No, che vinto? Dove cazzo l'ho preso? Non mi ricordo manco più di soggetto. Questo quadro l'ho pagato 8.009 e vale 12. Signora, media 15. Non starò a controbattere con lei, 9.4, guardi, io neanche ricontroffro. La mando dove... Se ne vada, grazie mille, buona giornata. Fernando, ehi, ma lei è tipo... Ok, Torre di Pisa, lei non si sa un cazzo. E lei è pre... Bella botta, cazzo, veramente. Quanto può valere realmente, non lo sa neanche lui. 6.30, andiamo. Ti do 500.000. Che dici, ci stai? Dunque, bello. Bello, bello. Cazzo, l'ho pagato 100.000 in meno. Bro, nel senso. E godo, oh, non ho più soldi, Compro, ma non riesco.
questa roba qua. Però, signora, sta roba qua neanche la voglio vedere. Per favore, alla prossima, grazie. Il signor Igor arriva invece con discreta. Ok, discreto, qualsiasi. Cioè, tutto alto praticamente. E vuole comprarmi, tranne ovviamente che non è né paziente né collezionista. Vuole che cosa, il signore? Oh, vuole il mio souvenir del Colosseo. La tipo di prima lo pagava 36.000 euro. Vediamo un attimino quanto puoi arrivare tu. Ti chiedo 40k, me li dai? 40.000 per il Colosseo mi devi dare. 27. No, bro. 40. No, 40 mi dai, bro. Meno no. Lo mando via prima di picchiarlo. Quindi lascia. Trust lo stream. Meglio così. Oh, sta settimana bilancio meno 2 milioni. C'ho 99.000 euro e basta. Ho speso tutti i soldi. Ma adesso ho un arsenale da vendere. Fa veramente paura. Devo provare a vendere l'oggetto falso. Perché abbiamo un falso. Però secondo me a fine settimana prossima ci creiamo qualche soddisfazione. Trust lo streamer. Siamo pronti per la nuova settimana. Abbiamo un restauratore bello in... Ma dai. Ma perché io devo sempre rosicare così tanto per personaggi che non mi servono? Bimbo scomparso. Lo rapiscono sempre i soliti zing. Andiamo, giornata 1, signori. Si comincia. Forse qua si sente veramente il meno 40%. Molto molto male. Dan arriva con forte collezionismo e poco del resto. Con un po' di soldi vorrei comprare il vecchio masto bracciale. Da quando è che ce l'ho anche dimenticato? Bracciale con pietre preziose. Ok, la stima è 17. Devo riuscire a fregarlo. Malissimo. Parliamone. Abbiamo... Bello? Molto bello. Mi dai 25.000? 25? Non lo so, è al diavolo d'accordo. Grazie mille, caro. 14.000 euro con oggetto del cavolo. Va benissimo. Cioè, per dire, a volte con oggetti piccoli ci fai più soldi che con oggetti grossi. Nel senso, 145% di profitto. 25k. Passeggiamo e stiamo sopra i 100.000, quindi non mi lamento. C'è già un'asta al giorno 2, veramente? Però tuffiamoci allora. Due oggetti all'asta. Andiamo, non ho soldi però, Bici da corsa sarà veramente ostica da prendere, però ci proviamo. Andiamo sparati, abbiamo... Ok. Non ho i soldi per cominciare a pagarla, quindi c'è il primo pezzo iniziale. È veramente molto complicato. Di conseguenza io dovrò rigettare tutto e uscire. Grazie mille solo per avermi accettato a quest'asta, ma ovviamente non ho i soldi, manco per piangere. Sarà difficile che io possa fare anche una minimo solo offerta per questa bici. Copie di vecchi orecchini d'argento. Stima... Ok, vale poco. Questa è una robettina un po' de... Ma come per... Scusa, aspetta. La stima è 4,5. Partiamo da 3, 4, 50. Ma se va avanti da 50 dollari. Cioè, se va avanti a botte da 50... What? Ultima offerta. Ultima offerta. Non l'ho fatto più. Ma che dici? Ma stai stando? Lascia. Ma siete matti! Siete impazziti! I ragazzi sono veramente... Guarda, impazziti. Fate 5,2 per un oggetto che ne vale 4,5. Ma no, 6,2. Ma gli hanno picchiato in testa. No, gli è caduto un trave della casa. Che ti devo dire? In testa. Tony, lascia stare. Andiamo. Lasciamo perdere. Usciamo da sta stanza. Sono veramente matti. Giornata 2. Apriamo il banco dei pegni e... Non puoi dirmi che tutto costerà meno quando io ho tutto il negozio da vendere. No, vecchio, io ho tutte le cose. Io ho da vendere un sacco di roba. Non mi puoi dire che il prezzo degli oggetti... Cioè, che tutto costerà meno. Non posso neanche contrattare. Sono rovinato. Rovinatissimo. No, vecchio, no. No, vedo 20%. No, aiuto. Cioè, devo vendere, adesso ho bisogno di più. Voglio scorticarmi. Signora Lisa, salve. Lei non è né collezionista né taccagna. Scusa, né competente né taccagna, ma... Non mi danno più niente. Non mi danno niente. Colosseo. 28. Facciamo che accetti, basta. Ok, accetto. Benissimo. 20.000 euro. Ma adesso va bene. Aspetta il giorno 3 così piangiamo. Trust lo stream. Aspetta un attimo il giorno 3 e vedi che succede. Trust lo stream. Ok. Abbiamo un restauratore. No, veramente qua solamente un Benny potrebbe risollevarmi il morale. Solamente un Benny. E niente, barboni. Giornata numero... No, comunque mi arriva un solo cliente. Un solo cliente. No, cioè... Tra le blatte e il signor Cavillo mi voglio sparare. Mi sparo, malissimo. Il bro com'è? È mezzo competente. Mezzo taccagno, ma non è collezionista. Cioè, io... Ok, uniforme. 27k, mi dà 29. Però il soggetto è ribassato. Ti posso chiedere, tipo, 40.000 euro. Mi dà 30. Di più, voglio 37 almeno, dai, amico. 37! No, lui prova a venirmi incontro, ma ovviamente c'è il ribasso, una cosa o quell'altra, e pensa che se ne andrà. E di conseguenza lo streamer si rimane. Veramente infinocchiato. Pazienza, grossa pazienza. Abbiamo nessun altro personaggio interessante. Quindi si parte la giornata numero 4. Il signor Gotkurk Bell arriva con... il bro è collezionista e è anche un po' tirchio. Non è impaziente però, quindi si può fare un po' di come si può dire, no? Di contrattazioni. Il vecchio vuole il piede di porco del 2016. La stima è 475, molto interessante. Parliamone, io vorrei... Oddio, io chiedevo 700.000. Non penso me li darà mai. Chiedo 600.000.
Ci sta? Aia, da 400 euro. 400 è pochissimo. È troppo poco. Posso, guarda, posso scendere al massimo a 550.000, ma non di meno. Beh, no, il bro non accetta niente. Se ne va proprio direttamente per la sua strada. Ripeto, questo ma... cioè, io ho due malus che sono terrificanti. Terrificanti. Mi hanno cacciato il malocchio sgravo proprio. Ah, comunque per 7 giorni ancora questo, eh. Mentre gli oggetti c'ho ancora quasi 2 settimane. Io sparo. Intanto, ragazzi, va a rifiutare il tizio. E si spera che Ramon, con un bel po' di soldi e anche... oh, non è collezionista, è un po' tiri. Questo come vuole andare a prendersi il libro. Ma no, la torre di Pisa. Molto interessante. La stima è 630, l'ho pagato 500.000. Parliamone. Ah, 530? No, no, la stima è 630. Cioè, non ci siamo capiti. Io devo chiederle almeno 800.000 euro. Cioè, non so se... ho detto 770.000 euro, carissimo. Ho detto 750.000 euro. Fammi pensare. E no, lui... comunque, ha provato a venirmi incontro. È quasi arrivato ai 600.000. Però... no, non è il prezzo che voglio io. Quindi mi dispiace. Devo reiettarlo direttamente. Totalmente. Qua il vecchio... no, no, no. Il vecchio, ti giuro, lo strangolo. Sia quello dei prezzi che... Dioga quello dei termiti. Ma quel coglione, no, ma sta fermo. Invece tira giù il quadro col Dioga dietro le bestie. Restauratore, che abbiamo? Berk, sì, Berk. Niente, Michael, niente. Bari, niente. Orkun, nemmeno. Signori, giornata numero 5. Abbiamo direttamente la signora Monica, che è veramente scazzata. Lei non è né collezionista e né impaziente, però vorrebbe comprarmi l'uniforme militare di Jeremy Clarkson, pagata 27.000 euro all'asta, scusa, al magazzino. Parliamo. Mi puoi dare 21, eh? Non mi puoi dare... non mi puoi dare. Mi devi dare almeno 45. Signora, no... avanti di mezzo migliaio, 40.000. Signora, mi sa che è lei che è fuori dai coppi. Io sono distante dalla sua cifra, ma lei è distante da un ragionamento sensato. Se ne vada e non si presenti mai più. Beram, lei la vedo con un bel atteggiamento molto chill, molto tranquillo. Il brother ha full taccagneria. Il brother ha anche un bel portafogli e vorrebbe comprarmi l'armatura leggendaria. Ho pagato 28.000 euro. Parliamone. Oddio, che se mi ha scammato veramente smadonno. Però ho pagato 28-26.000 almeno. Io ripeto, io sto a 40.000. Almeno un 15.000 euro di guadagno devo fare. Questo non si schioda proprio. Non si schioda e devo rigettare anche lui. Elias, ma uno che c'aveva voglia di darmi 2 soldi. Dai, 2 soldini. Sì, questo non è collezionista, non è impaziente. Però vuoi piede di porco, non mi darà mai quello che voglio. Assolutamente. No, sì, però veramente con 40% non si riesce a giocare. È completamente infattibile. 700.000 euro, che dice, me li dà 3,45. Ok, ok. Ok, lo rigetto direttamente, non faccio neanche un'offerta. Questa è un'offerta veramente denigrante per l'oggetto, quindi devo rigettarlo completely. Abbiamo un restauratore adesso, dai William, non mi servi. Signori, giornata numero 6, andiamo diretti. Il signor Bob Parker, con la faccia super da tossicodipendente, ha discreta taccagneria e per nulla impazienza. Il brother vorrebbe comprarmi la motocicletta che ho pagato 149.000 euro. Non so quanto possa costare, però se... 166.000 euro. Ovviamente c'è il ribasso, quindi potrebbe costare molto di più. Io questa punterei a venderla a 200.000 euro. Se mi dà 200k, sì. Altrimenti no. Oh, però aumenta, eh. Però aumenta. 200 o 184. Secondo me, se finisce la stagione dei ribassi, secondo me più di 200k. Secondo me, guarda, ci pago il box solamente con la moto. Per adesso non posso vendergliela. Seppure non ho bisogno di soldi, onestamente. Perché comunque ho solamente 160k. Se arriva un bello oggetto, veramente finisco un po' nella merda. Però... però va bene uguale, vai. Facciamo così. Facciamo X e si vola. Il signor Theodore Wheeler arriva invece con gli occhi da furbetto. E il bro avrebbe decisamente un po' di avidità, un pochettino di competenza. Non ha niente per quanto riguarda il collezionismo, però potrebbe essere interessato a comprarmi e comprarlo in piede di porco. Sembra che abbia almeno 700.000 buoni motivi per prenderlo. Parliamo. Non ha evidentemente i buoni motivi per prenderlo. Assolutamente no. Mi sa che lei ha pisciato fuori dal gabinetto. Vada via. Stewart, l'ultimo anello così costava più di 4 milioni di euro. Signora Clotilda, lei non è competente. Io non ho i soldi. Io, signora, vorrei capire quanto può costare questo. Faccio una cosa. Io a lei la mando a più tardi, perché ho bisogno di fare i soldi. Quindi aspetto, la mando via. Vado alla signora Minorca, che deve darmi dei soldi, anche se non ho mai soldi per prendere quell'anello. Lei è super collezionista, ma è anche competente. Quindi lei se ne intende di quello che sta per comprare. Dai, ti pare che l'unica... ho detto, è competente, l'unica cosa che non deve comprare è il teschio. E niente, l'oggetto falso non posso, non posso. Perché vedi, i clienti competenti potrebbero riconoscerlo e rifiutarsi di acquistarlo. E perdo reputazione. Non mi interessa, signora, no. Parliamone. Non farà neanche un'offerta. No, signora, mi dispiace. Alla prossima. Ok, Clotilda, vediamo di che morte devo morire. Quanto vorrebbe per questo anellino?
660k. Il fatto è che ci sono i prezzi, il fatto è che sono i prezzi ribassati e io potrei prendere tutto quanto a una fischiata e non posso farlo perché non ho i soldi, perché li ho spesi la settimana prima. Cioè io rosico troppo. Signora, mi dispiace, non ho i soldi. Io le darei tutto quello che ho, ma purtroppo scendeva anche la signora. Purtroppo lei se ne va un pochettino di rata, ma non ci posso fare veramente niente. Purtroppo io non ho il contante che lei necessita. Ahimè, è un affare veramente, veramente delizioso che vado proprio a rigettare. Signora, peccato, zero soldi, ragazzi. Sta settimana, col fatto che ho, ripeto, questo fatto di clienti al giorno meno 40% e prezzo degli oggetti meno 20%, rende sta settimana veramente un inferno, contando che io sono già pieno di oggetti e non ho il becco di un quattrino. Veramente un problema. Giornata numero 7, restauratore. Abbiamo Hassan, che non mi interessa. Abbiamo Igor, nemmeno. Luis, no. Alexander, nemmeno. Signori, magazzino all'asta, se vola. Abbiamo 4 oggetti e io ho 8 su 12. Perfetto. Partecipiamo, spero che costi poco. Anzi, in teoria non spero che costi poco. Però, onestamente, 160k non è che posso promettermi granché. Nel caso, vediamo. Niente, abbiamo un prezzo iniziale di 770.000 euro. Abbiamo degli oggetti della Madonna, quali questo libro che può costare tranquillamente 1 milione da solo. Abbiamo questa roba che può costare tipo almeno 600.000 euro da solo. E questa cosa che vecchi strumenti chirurgici del 1940. Raga, questa roba era veramente spicy. Purtroppo non ho soldi e devo purtroppo uscire da questo magazzino super interessante. Ma questo era veramente il magazzino della svolta. Questo ci faceva veramente viaggiare alti. Purtroppo devo andarmene, perché ovviamente il mio contante fa veramente ridere. Signori, giornata numero 7. Ehi, stavo, arriva al negozio sgravoso con un equino. Ah, questo è molto 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 collezionista. Vediamo che mi ha portato. Porca vacca, Oscar Wilde, 750k questo oggetto. No, vale 990.000 euro. È impazzito. Devo purtroppo spostarlo più tardi, magari il bordino. No, nessuno vuole vendermi niente, quindi comprarmi niente, quindi mi sarga che è veramente l'ennesimo palo. Darren arriva al negozio con, ok, è collezionista competente e non è taccagno. Non è nemmeno invadente. Impaziente. Il brother c'ha, ok, orecchini da 6.000 euro. Guarda, me li posso prendere, ma devo veramente viaggiare a basso. Ti do 3.000 euro, dai, 3.000 k, sì, 3.000 euro dunque. Affare fatto. Vedi, questo ok, questo veramente è 3.000 euro, ci posso fare, almeno se lo vendo 9.000, 6k ce li faccio, ma questo oggetto adesso mi spara Cristo. 9.90, quanto, guarda, mi chiedeva anche meno, io mi sparo in bocca. Cioè, è il momento sbagliato, già ho avuto la cosa sbagliata, il momento sbagliato. 8.50, no, vecchio, ti do 159.000, e scendeva anche di più. Scendeva anche a 7.70, qui ci facevo più di 200.000 euro qua. No, lui se ne va, se ne deve andare via. Raga, settimana demoniaca, totalmente demoniaca. Sto mezzo inchiodato, cazzo. Veramente, 9 oggetti, ho tutto quanto in stand by per colpa dei malus che hanno veramente colpito in maniera proprio senza pietà.